Ciao a tutti! Allora, oggi volevo farvi vedere la matita di Essence indossata e aperta come primo utilizzo, che si chiamano Essence Long Lasting Lip Liner. Questa è 10 Berry on My Mind e c'è scritto matita automatica per un'applicazione precisa e di lunga durata. Sono 0,23 grammi, dura 12 mesi dell'apertura, è di Essence e è questa matita qui. È molto carina il colore secondo me, è appunto automatica come c'è scritto. La vado a mettere. Ok, questo è il colore. La matita è molto morbida e è anche piuttosto uniforme e coprente. Il colore è sulle labbra. Mi sembra sia un pochino più chiaro rispetto a quello che sembrava, però è un bellissimo colore secondo me, un colore che va bene secondo me un po' in tutte le stagioni perché è questo rosa violaceo non acceso ma nemmeno spento, se può andare bene questa definizione. E vediamo quanto dura e come mi trovo, però così appena stessa mi sembra veramente molto buona. E niente, per ora è tutto. Vi mando un saluto. Ciao! Ciao a tutti! Allora, oggi vi voglio far vedere messa la seconda matita di Essence automatica che avevo comprato in Italia, fra le ultime cose. Dovreste aver già visto messa la prima, questa è la stessa linea, quindi quelle Long Lasting Lip Liner. Però questa qui è la 02 Sweetheart, che è più chiara. In realtà le sto usando già da un po' perché appunto ero rimasta con le cose in valigia e quindi di rossetti mi era rimasta forse mi erano rimasti forse addirittura solo queste due matite e quindi ho già un'idea. Comunque la matita è questa, è automatica, c'è un bel po' di prodotto comoda appunto perché è automatica e ha questo colore che secondo me è molto carino perché non è nude, è un rosa abbastanza intenso, però non è importabile nella vita di tutti i giorni, anche se per quello che faccio io più o meno posso usare praticamente tutto. Questo per fortuna ancora la mina così, l'altra mi si è rotta a un certo punto, quindi è tutta. Però vabbè, e non mi ricordo quanti sono i colori. Ve la faccio vedere messa e poi vi dico cosa penso di queste matite. Allora, il colore è questo. Come vedete è un color rosa, non è un colore pop fiammante, non è neanche però un colore smorto, è un colore che si vede sulle labbra, non è un nude, però non è neanche l'altro, per esempio un viola, è già più visibile, più intenso. Io personalmente per i miei gusti non mi piaccio tantissimo. Con questo tipo di colori qui preferisco i colori sul rosso, i rossi sono i miei preferiti, se no magari appunto dei nude rosati, però i rosini così non lo so, non mi ci vedo tantissimo, ma è una questione questa di gusto mio, il colore secondo me in realtà è molto carino. Anche questo ha il tappino in fondo e si apre così, ma non c'è niente dentro, quindi boh. Che cosa penso di queste matite? Allora, il colore è pieno, secondo me lo potete usare come rossetto. È un pochino secco, non è confortevolissimo. Sentite con l'andare del tempo le labbra tendono un po' a seccarsi. Quindi anche se lo potete usare anche così, forse avere sopra una base un pochino più cremosina vi aiuta a non avere questa sensazione di secco sulle labbra. Non durano tantissimo, non sono a lunga durata. Voi li mettete, se mangiate, bevete qualcosa, dopo poco non ci sono più. O comunque sono sciupati al punto che li dovete rimettere. Però sono facili da mettere anche perché appunto avendo la mina così che è praticamente sempre appuntata perché anche se vi si rompe come l'altra rimane sottile
è automatica, quindi prende poco posto, ve la potete portare dietro. Si stende abbastanza facilmente, non è secca in quel senso lì che non si stende, quindi vabbè, il prezzo mi sembra fosse sotto i 3 euro, mi sembra fosse 2,80 euro, 2,90 euro, quindi alla fine sono matite a basso costo e non mi sono dispiaciute. L'unica cosa è che ho preso dei colori che non avevo, ma non... Entrambi non mi ci vedo tantissimissimo e essendo un po' secchettine così poi alla fine vado a preferire forse mettere direttamente un rossetto. Non essendo neanche a lunghissima tenuta forse preferisco, però e niente, credo che se mi capita le ricomprerò, anche se poi alla fine io preferisco comunque scegliere optare per dei rossetti, quindi è più difficile che usi le matite. E con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento e vi mando un saluto. Ciao!